fatto una foto sotto una di queste macchine, sono tornato in questi posti, gli ho fatto vedere la mia foto, il camicio vicino, e gli ho detto: questo è quello che dovremmo fare. Questo signore si chiama Oreste Vigorito, è il petroliere dell'eolico. E questi sono i suoi giacimenti. Sì, ha un fatturato di 8 milioni di euro sicuramente, e questo è più o meno il fatturato di un campo da 25 megawatt. E di campi Vigorito ne ha decine, così tanti che qualcuno l'ha venduto a una multinazionale britannica per 1 miliardo e 830 milioni di euro. L'eolico è un ottimo business perché è fondato sul generoso sostegno dello Stato. In Italia l'incentivo dato alla fonte eolica è uno dei più alti al mondo, forse il più alto, sicuramente il più alto in Europa. L'incentivo ha fatto esplodere la febbre eolica, soprattutto al sud, dove convincere i contadini a cedere le terre non costa molto. Siamo stati d'accordo per metterlo. Sì? A me mi pagano. Quanto le danno? Mi danno... abbiamo fatto il contratto 1.500 euro all'anno. La terra si affitta a 125 euro al mese, mentre una pala da 1 megawatt al mese ne fattura 33.000. Così tanto che se qualcuno resiste, l'imprenditore è disposto a pagare molto di più. Volevo la cena, ma se facevo metti là, allora, e io non ho giorno per assolutamente. Questo contadino ha rifiutato per difendere la sua terra dall'assalto delle pale. Oggi tutti i contadini che stanno da qua sono... fanno la guerra per far mettere i paleoli, ma come devi andare? Sempre per soldi, Però lo contadino pigli pochi soldi, sono i comuni, la regione, si prende. Tutti i comuni che accettano di ospitare campi eolici nel loro territorio ricevono le cosiddette royalties, e cioè una piccola percentuale del fatturato delle pale. Io non mi diverto a leggere i conti in banca, io mi diverto a vedere sorgere le aziende, e se continuo a fare questo evidentemente c'ho quella malattia che si chiama voglia di fare qualcosa, non di fare soldi.